Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su My Beauty Fair. Questo è uno dei miei soliti video misti, un po' un video review, un po' aggiornamenti, un po' opinioni, un po' haul. È un video nel quale raccolgo una serie di prodotti, alcuni sono nuovi, ve li faccio vedere, altri invece sono prodotti che vi avevo mostrato le scorse settimane, che magari ho avuto modo di testare, sui quali voglio darvi il mio feedback. Ci sono prodotti sui quali magari mi sono resa conto che il corretto metodo di utilizzo è diverso. Quindi insomma parleremo di un sacco di cose. Vi lascio al video, prima di cominciare non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando qui sotto nell'info box e ricordate anche di venirmi a trovare anche sul mio profilo Instagram Giovanna Lovison. La prima cosa che vi segnalo è che questo video è in collaborazione con Look Fantastic, il che vuol dire semplicemente che tutti i prodotti che menzionerò nel video di oggi sono acquistabili lì. Li trovate come sempre tutti linkati qui sotto nell'info box e ricordate che potete sempre utilizzare il mio codice sconto non affiliato Giovanna LF per ottenere un gran bel risparmio. Direi che non è niente male. Cominciamo. Inizio questa volta non con i prodotti nuovi, quelli ve li mostrerò alla fine, ma con i prodotti che ho già testato, in alcuni casi da diverso tempo, in altri casi invece da qualche giorno, insomma qualche settimana, ve lo dirò strada facendo, e quindi sono i prodotti sui quali posso darvi un feedback un po' più approfondito. Allora, partiamo con la cura del corpo. Ho terminato la crema Caudalie Vinotherapist burro corpo vegano relipidante. Vi ho parlato tantissimo di questo prodotto ultimamente. È un burro corpo piuttosto denso e ricco, ma che si assorbe comunque piuttosto bene, che non lascia residuo grasso. A me piace comunque applicarlo la sera prima di andare a letto, perché trovo che stia lì ad agire tutta la notte. Ha un delicato profumo di mandorle e devo dire che mi è piaciuto molto. Quando l'ho terminato ho deciso di non ricomprarlo, semplicemente perché c'erano già altri prodotti per la cura del corpo che sono lì che aspettano di essere testati. Quello che ho messo in uso è la crema idratante di CeraVe. Questo è un prodotto che ho comprato ormai un mesetto, se non di più, fa. L'ho testato qualche volta perché ero curiosa, volevo vedere com'era, ma poi l'ho rimesso da parte in attesa di terminare appunto la crema corpo che avevo in uso al momento. È il primo prodotto che provo nella vita del brand CeraVe. So che è una cosa assurda, però è la prima volta che mi capita. Ovviamente ho sentito parlare molto del brand, so che piace molto, che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, però non l'avevo mai provato prima. La crema idratante è pensata per pelli da secche a molto secche, quindi è un prodotto che va proprio a nutrire la pelle. Gli ingredienti chiave sono l'acido ialuronico, ma non tanto lui, ma soprattutto le ceramidi. Le ceramidi sono degli ingredienti dei quali è composta in gran parte, diciamo, la barriera cutanea che protegge la nostra pelle dalle aggressioni esterne. La barriera cutanea è la prima cosa che viene alterata, soprattutto nelle pelli secche, ma anche nelle pelli sensibili, delicate, ed è per questo che la pelle risulta più reattiva, ed è per questo che prodotti che le contengono sono perfetti per andare appunto a idratare la pelle, ma anche lenirla, o comunque darle una mano a recuperare, a ripristinare questa barriera cutanea. Devo dire che questa crema mi sta piacendo tantissimo, è piuttosto ricca e densa, ve lo faccio vedere, sembra quasi un balsamo più che una crema, non so se riuscite a vedere, ha un bel corpo, un bel peso questa crema, però anche lei si stende molto bene, soprattutto sul corpo se la applicate, come vi dico sempre, dopo la doccia. Tamponate l'acqua, ma lasciate quel leggero strato di umidità, quello è il momento perfetto per applicare la crema. Nutre molto bene, però si assorbe anche in fretta, anche lei non lascia lì residuo grasso, forse è addirittura più di facile assorbimento rispetto alla Caudalie. Può essere utilizzata, l'ho letto qui dietro, anche sia sul viso che sul corpo, tranne il contorno occhi, può essere utilizzata sia sugli adulti che anche sui bambini, se per caso la cosa dovesse interessarvi. Mi piace molto, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché se non ricordo male questo tubo, che è quello da 177 ml ed è uno dei formati più grandi, dovrebbe essermi costato circa 8 euro, non vorrei dire una stupidaggine, ma credo di sì. Comunque lo trovate linkato qua sotto, e devo dire che fa molto molto bene il suo lavoro. Passando al make up,
vi mostro i due prodotti per la base che sto utilizzando in questo periodo. Il primer Laura Mercier Pure Canvas Primer nella versione Perfecting è quello con il pack rosa, ce ne sono diversi nella gamma primer di Laura Mercier. Questo è un primer che io definirei con un termine che sapete detesto, ovvero semplice. Perché è un primer semplice? Perché anche qui ve lo faccio vedere, è un primer dalla formula in crema gel piuttosto fluido, se riesco a farvelo vedere, piuttosto sottile, dà uno strato di idratazione in più al viso, è molto piacevole e fresco da utilizzare, si assorbe in fretta. Perché dico semplice e questa volta non lo uso nell'accezione negativa? Perché in realtà non fa niente di particolare, nel senso non leviga, non cancella i rossori, non illumina, non ha particelle riflettenti, non pialla, non tende la pelle, non fa niente di particolare. Però è un gran bel primer per preparare la pelle al trucco, soprattutto se avete la pelle un po' secca o disidratata, perché il fondotinta applicato sopra di lui scorre che è una meraviglia e aiuta appunto a evitare che nelle zone un po' più secche o un pochettino più aride il fondotinta si accumuli e crei quei fastidiosi appunto residui di prodotto che a volte, soprattutto nel mio caso, si manifestano qui attorno alla bocca. Mi piace veramente tanto e devo dire che l'ho provato con praticamente, non tutti, però la maggior parte dei fondotinta che possiedo e funziona benissimo davvero con tutti. Il fondotinta che sto utilizzando in questo periodo è il Light Perfecting Foundation di NARS. Io ho qui la tonalità L5 Fiji, che è un light to medium con sottotono dorato. È perfetto per me, come potete vedere non lo indosso sul collo e non c'è praticamente stacco. Mi piace un sacco, ha una formula molto sottile, però comunque una buona copertura, non so se riuscite a vedere. Oggi ne ho applicato uno strato leggero. Si applica da Dio con mani, con spugnetta, con pennello, insomma in tutti i metodi che volete. È davvero sottile, peso piuma, ha un effetto naturale nel senso che non vedete che sulla pelle c'è un fondotinta, però come potete vedere ha un bel finish luminoso, bello fresco, piacevole da indossare, non enfatizza le zone secche, mi sta piacendo tantissimo. Lo alterno al Beautiful Skin di Charlotte Tilbury, che invece preferisco quando voglio una coprenza un pochettino più elevata, un effetto un po' più perfezionato. Questa combo mi piace davvero da matti. In uno dei miei ultimi video, era un video dedicato ai prodotti low cost, mi truccavo utilizzando soltanto prodotti low cost, ho utilizzato questo ombretto qui di Revlon. Si tratta di uno dei Color Stay Cream Eyeshadow nella tonalità 710 Caramel, che è questo qui, vi linko qua sopra il video nel caso ve lo foste perso. Io non so, io sono qui per dirvi che questo ombretto continua a piacermi tantissimo, l'ho utilizzato più volte, sulla mia palpebra tiene molto bene, dura, ha un bel effetto luminoso, quasi specchio, mi piace tantissimo e ha un prezzo veramente piccolino, ma sono qui soprattutto per dirvi che io non so com'è possibile che io non me ne sia accorta prima, ma questo ombretto è praticamente identico, e ve ne siete accorte voi, all'ombretto di Charlotte Tilbury Oyster Pearl, a uno degli Eyes to Mesmerize nella tonalità Oyster Pearl. Quindi io sono qui oggi per segnalarvi questo. Ve li faccio vedere sul dorso della mia mano. Gli ombretti non sono assolutamente simili per quanto riguarda la formula, per niente, e anche quando, vedete, quando li prelevate, vedete quanto è più morbido l'Eyes to Mesmerize, che è una formula in crema gel, mentre questo qui di Revlon ha una formula diciamo meno appetibile dal punto di vista sensoriale, molto più dura, quasi come se fosse una polvere molto molto pressata, ma è lo stesso una crema. Però quando li applicate, vi assicuro che sono davvero molto molto simili. Guardate qua, non so se riesco a farvi vedere. Allora, questo è l'ombretto di Revlon e questo invece è l'ombretto di Charlotte Tilbury. Al di là del fatto che, come dicevo, le formule e le texture non siano simili, come potete vedere sono similissime,
dal punto di vista della riflettenza. Sbocciate così sul dorso della mano, può sembrare e si nota come oyster pearl forse sia una punta più freddo, ma parliamo proprio di un 1%, ma vi assicuro che sugli occhi non c'è alcuna differenza. Io li ho applicati entrambi per una giornata intera, ne ho utilizzato uno su un occhio, uno sull'altro, quel volevo vedere anche come si comportavano nel corso della giornata, insomma, se alla luce naturale fossero così simili o meno, e vi posso assicurare che se volete comprare Oyster Pearl ma non avete per qualunque motivo il budget o la voglia di spendere questa cifra, potete prendere l'ombretto di Revlon e vi assicuro che sarete contente tanto quanto. Ho un aggiornamento anche sul portapennelli The Flatlay London che avevo scelto di provare in quando ho selezionato qualche mese fa una serie di prodotti da testare dal sito Look Fantastic. L'ho utilizzato per il mio recente weekend a Londra, fatalità, The Flatlay London, l'ho portato a Londra. Devo dire che mi sono trovata benissimo, benissimo per diversi motivi. Intanto è piatto, ok, quindi non è ingombrante. Io sono andata a Londra utilizzando solo il bagaglio a mano, 3 notti con un bagaglio a mano, cioè neanche, non so, le giovani marmotte o gli scout, vabbè, al di là di quello, quindi salvare spazio per me era vitale. Lui è piatto, quindi non ingombra, è piuttosto alto da riuscire a contenere tutti i miei pennelli, anche quelli un pochettino più lunghi, e soprattutto è comodissimo, comodissimo perché potete infilare dentro tutti i pennelli che volete e quando lo utilizzate potete tenerlo, visto che ha il fondo rigido, potete tenerlo così sul tavolo e anche piegare in questo modo la parte superiore in modo tale che diventi una sorta di bicchiere portapennelli che potete tenere in bagno, insomma, dove sulla scrivania dell'albergo, insomma, dove volete. È capiente abbastanza da inserire, io direi, una decina tra pennelli viso e corpo. Io direi una decina tra pennelli viso e occhi, insomma i necessari che servono per starvi a qualche giorno, magari non ci stanno tutti i pennelli che vi servono, non lo so, per un mese di vacanza, presumo, però ecco, per qualche giorno, per una settimana, secondo me è perfetto ed è veramente molto pratico ed evita che i pennelli si rovinino senza essere eccessivamente pesante, rigido, ingombrante come tanti altri portapennelli. NYX Glitter Primer, questo è il prodotto, la base NYX da utilizzare su occhi e labbra quando poi andiamo ad applicare un prodotto con i glitter, che sia un ombretto, che sia un pigmento, un rossetto, insomma qualcosa sul quale vogliamo che i glitter aderiscano e non caschino sulla faccia. Allora, ho utilizzato questo prodotto con voi sempre nel video dedicato ai prodotti low cost. Devo dire che l'avevo utilizzato lì per la prima volta, mi sono resa conto di averlo utilizzato in modo totalmente sbagliato. Questo non è un primer che dovete utilizzare come se fosse un qualsiasi primer, tipo, non so, Urban Decay Primer Potion oppure la base per ombretto di NARS, cioè non lo dovete prendere e spalmare su tutta la palpebra passando poi al trucco, ma è una base che dovete applicare con cura e precisione soltanto nelle aree dove poi andate ad applicare il glitter. Questo perché è come se fosse effettivamente una colla. Se voi l'applicate su tutto l'occhio, se avete la palpebra secca rischia di seccarvela un po', ma poi non riuscite a lavorare bene, a sfumare bene gli altri prodotti perché asciuga e appiccica troppo. Quindi cosa dovete fare? Dovete truccare il resto dell'occhio tranquillamente, quindi fate il vostro make-up occhi. Sappiamo che i glitter, no, sono sempre l'ultimo prodotto che si va ad applicare perché sono un tocco di luce. Quindi voi fate il vostro trucco occhi, poi prendete una puntina ina piccola di come si chiama? Di glitter primer, lo prendete, lo scaldate tra le dita e lo picchiettate con cura sulla zona dove poi volete applicare i glitter. Lasciate asciugare 10-15 secondi, prendete i vostri glitter con il dito o con il pennello piatto, li andate ad applicare e boom, quelli si appiccicano e non si muovono più. Quindi ottimo, ottimo prodotto, non so perché ci ho messo tanto a comprarlo, l'avevo semplicemente utilizzato nel modo sbagliato, quindi volevo darvi questo aggiornamento. Un altro prodotto col quale mi sto trovando molto molto bene, non è un prodotto nuovo in senso assoluto, ma è un prodotto che ho recentemente reinserito nella mia routine, mettiamolo così, è Cicaplast Balm B5 di La Roche-Posay. Questo è un balsamo, una cremina, lo faccio vedere, bianca,
bello denso e quindi ne dovete utilizzare poco, che si va ad applicare sulle zone di viso corpo molto aride, screpolate, irritate, oppure che sono state magari non lo so, maltrattate da vento, da sole o cose del genere, per aiutare la pelle a riprendersi, un po' come un balsamo riparatore. Da quando ho messo l'apparecchio sto lavando i denti veramente 3 volte tanto quanto li lavavo prima, perché ogni volta che bevo o mangio qualcosa che non sia acqua, poi devo togliere l'apparecchio, lavare i denti e rimetterlo su. Quindi stavo cominciando ad avere problemi di irritazioni e rossori attorno alla bocca dovuti al dentifricio, perché se sono a casa la mattina o la sera e ho il viso struccato, riesco a... cosa faccio? Lavo i denti, il dentifricio inevitabilmente sporca questa parte e poi con il detergente pulisco. Ma se sono fuori casa e sono truccata, non è che io poi posso lavarmi la faccia dopo aver usato il dentifricio. Ecco, quindi ho iniziato a tenere a portata di mano questa, ne applicavo un pochino qui quando avevo bisogno e la situazione è stata così decisamente sotto controllo, fino a essersi, non dico risolta del tutto perché mi ricapita, però mi aiuta anche a prevenire questo tipo di irritazioni, quindi promossissima, e anche qui rapporto qualità prezzo veramente ottimo. Passiamo ora ai prodotti nuovi. Sono prodotti che alcuni sono prodotti che ho ricevuto da Look Fantastic, diciamo su loro iniziativa, altri invece sono prodotti che ho ricevuto da Look Fantastic ma che ho scelto di provare io, perché sapete che ogni mese scelgo dei prodotti da provare e poi recensire, utilizzare insomma assieme a voi. Questo mese ho scelto pochi prodotti perché non volevo essere sommersa di prodotti da provare, perché so che poi diventa difficile star dietro a questo a me e diventa anche fastidioso per voi sentirvi bombardare da 850 prodotti diversi, quindi sono pochi e ve li faccio subito vedere, una sorta di mini haul, cioè quello che io ho scelto di provare, ma sarebbero prodotti che vi assicuro se non avessi avuto questo opportunità avrei comprato di tasca mia serenamente. Il primo prodotto è questo kit di pennelli Spectrum per Katie Jane Hughes. Questo è il kit grande da 25 pennelli. Katie Jane è una makeup artist americana, se non la seguite su Instagram fatelo, vi prego, vi metto qua sotto il suo nome perché secondo me realizza di quei makeup veramente stupendi e proprio insegna anche la tecnica, è veramente piacevole da seguire. Ha realizzato la sua collezione di pennelli in collaborazione col brand Spectrum. Questo è il kit completo, ci sono anche dei kit più piccoli con meno pezzi, io ho scelto quello grande. Questo kit è fuori da più di un anno ormai, io vi assicuro che in quest'ultimo anno l'ho messo nel carrello e tolto dal carrello 8 milioni di volte, perché lo volevo tantissimo, veramente tanto, ma poi mi dicevo no dai, sei piena di pennelli, non ti servono. Poi ogni volta che lo vedevo utilizzare da qualcuno mi veniva una voglia di matta di prenderlo, dicevo ma stavolta lo prendo, poi desistevo, dicevo non ti serve. Quando ho visto che il kit è arrivato anche su Look Fantastic, 2 secondi ci ho messo a decidermi, ho detto io lo voglio provare al momento giusto. Questo kit, che non ho ancora provato, soltanto guardato, è composto da, ve lo faccio vedere, se vi va lo utilizziamo assieme in un video, magari potrei truccarmi con voi utilizzando solo e soltanto questo kit. Quando lo aprite vi trovate davanti questo silurone. Il silurone è avvolto da questo panno morbidissimo in microfibra che potete utilizzare per pulire i pennelli o sul tavolo da trucco per poggiare i pennelli sopra quando vi state truccando. E poi abbiamo il porta pennelli, il colore verde militare, il colore tema dell'intero kit. Quando lo aprite vi trovate davanti tutti questi 25 pennelli. La particolarità di questi pennelli, ed è il motivo per cui io ero proprio attratta come un'ape dal miele nei confronti di questo kit, è che secondo me è un kit diverso dai soliti. Perché? Perché, ora io non so quanto possiate vedere in questo primo sguardo, ma i pennelli sono piccoli, lo vedete? Hanno una dimensione piccola, il che li rende perfetti per chi come me ha un viso piccolo,
ho la papagorgia, però ho un viso piccolo e soprattutto un occhio piccolo, oppure un occhio incappucciato, oppure un occhio con la palpebra cadente, quindi persone che non possono andare a prendere un pennello da sfumatura grande così, perché altrimenti si vanno a spatacciare l'ombretto dall'angolo interno dell'occhio fino alle tempie. Questi pennelli sono perfetti per questo, perché sono molto morbidi, ampi e morbidissimi, ma hanno anche una dimensione contenuta, vi permettono di lavorare anche su superfici piccole, sia per il viso che per quanto riguarda gli occhi. Quindi questo mi ha attirato così tanto di questo kit. Io di solito non sono una che perde la testa sui kit di pennelli, perché preferisco comprarli singolarmente, prendere quelli che so che fanno al caso mio. Io qui proprio mi sono sentita capita proprio per questo discorso delle dimensioni piccole. Quindi fatemi sapere se vi può interessare, quindi filmiamo un video utilizzando, magari truccandoci dalla A alla Z soltanto con il kit Spectrum. Il secondo prodotto che ho scelto sul sito Look Fantastic è un... è praticamente un backup di un prodotto che ho già comprato io più volte e con il quale mi trovo benissimo. Si tratta del Flaky Itchy Scalp Anti Dandruff Scalp Toner di Philip Kingsley. Questo è un tonico, un prodotto dalla formula praticamente identica all'acqua, che si applica sulla cute, sul cuoio capelluto, dopo il lavaggio, prima dell'asciugatura, e serve praticamente per, se avete il problema della forfora, per evitare che il cuoio capelluto si squami, ma anche, come nel mio caso, se avete attraversate una fase, oppure se siete se avete sempre un cuoio capelluto irritato, irritabile, che non so, vi dà dei disagi, insomma, che manca di comfort, secco, che tira o irritato, questo può essere un prodotto veramente veramente ottimo. Ne basta pochissimo, ma vi assicuro che fa una grandissima differenza, e soprattutto vi assicuro che applicato appunto sul capello bagnato prima dell'asciugatura, visto che va applicato alle radici, vi assicuro che non sporca o appesantisce assolutamente i capelli, zero, non unge, niente di tutto ciò. Per quanto riguarda il make up, ho scelto un prodotto solo, e questo l'ho scelto in base alle vostre raccomandazioni. Erano anni che ciclicamente qualcuno di voi mi consigliava di provare gli ombretti Giorgio Armani Eyes to Kill Stellar, quelli in crema, in barattolo, in barattolino, in pot, e questa volta mi sono deciso, ho detto ne provo uno. Ho preso il numero 2, che si chiama Halo, ed è questo colore qua. Ma guardate un po', un color bronzo, io non ci posso credere, eh? Assurdo, chi l'avrebbe mai detto? Questo colore è bellissimo, ve lo faccio vedere qui, un bronzo un po' più freddo rispetto ai soliti che utilizzo, ma guardate che focus, guardate che capacità di riflettere la luce. La formula è interessantissima, perché se la schiacciate sembra, avete presente quelle mousse, quei prodotti effetto bounce, effetto quasi rimbalzo, no? Il dito non affonda mai del tutto, però si sente che c'è una sorta di consistenza gommosa, elastica, a questi riflessi un po' dorati, un po' argentati, pazzeschi. E niente, devo dire che è stupendo, soprattutto secondo me per la sera, ma sapete che questi sono i miei gusti, a me non piacciono gli ombretti così shimmer durante il giorno, però se a voi piacciono sono sicuramente un ombretto portabile anche a mezzogiorno. Bello, 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 e ne ho già puntati altri colori che mi piacerebbe molto provare. Questo l'ho già testato, non ricordo se l'ho utilizzato in un video, ma credo di no, però io l'ho già testato 2-3 volte, ottima durata, ottima resa, ottima tenuta. Mi hanno anche chiesto ma che ombretto indossi, da quanto bello è. Ho scelto poi di Fresh il Lip Balm Sugar Citrus Rush Infusion Lip Treatment. Questo è uno dei due gusti di cui fanno parte il Lip Balm Rush, c'è Citrus Rush che è questo e Mint Rush. Io non ho ancora provato questo perché sono tanto così da terminare le palme che ho in uso al momento, e quindi, madonna che profumo, che profumo di crema al limone pazzesco, buonissimo. Io adoro limone, così come adoro anche la menta, e infatti la versione alla menta di questo lip balm è un prodotto che io ho già terminato 2 volte. La prima volta l'avevo preso a Miami nel 2019,
9 e è un lip balm che io, un profumo che io collego proprio a Miami, perché l'avevo comprato appena arrivata perché mi ero accorta di aver dimenticato a casa il lip balm perché mi ero accorta di aver dimenticato a casa il burro cacao, quindi sono subito andata da Sephora e l'ho comprato ed è diventato la profumazione, il gusto che io proprio ricollego a quella vacanza. Questa volta però non ho ripreso la menta, ho voluto provare la nuova variante al limone. Spero che dia l'effetto leggermente pungente, fresco, che dava anche quello alla menta, perché era la cosa che mi piaceva di più, oltre ovviamente al potere idratante. L'ultimo prodotto che ho scelto io è il Kate Somerville Exfoliate Resurfacing Body Scrub. È un esfoliante per il corpo, è un prodotto appena uscito, ne ho sentito parlare tantissimo quando ho visto che è arrivato su Lookfantastic, anche lì ho detto mio. Questo è un prodotto che svolge in combinata la funzione di esfoliante meccanico, perché ha dei delicati grani esfolianti, ma anche la funzione di esfoliante fisico, perché contiene alfa idrossiacidi, acido lattico, che dovrebbe andare bene anche per me perché è tra gli alfa idrossiacidi uno di quelli più delicati e meno aggressivi, insomma, che vanno bene tendenzialmente anche per le pelli secche o abbastanza sensibili. La cosa bella di questo prodotto, che mi ha colpita molto, è che può essere utilizzato anche come se fosse una sorta di maschera. Avete presente i prodotti esfolianti per il viso che applicate sul viso, tenete su una decina di minuti, poi massaggiate via e ottenete così esfoliazione meccanica e chimica assieme. Questo è la stessa cosa, anche questo è un prodotto che potete massaggiare sul corpo e tenere in posa per 5-10 minuti, insomma quello che volete, in modo tale che funga anche da maschera praticamente. Io non l'ho ancora utilizzato perché non ho ancora avuto modo di farlo, però contiene anche salicilico, scusate, sto leggendo adesso, però lo farò sicuramente presto. Non è un prodotto contenendo alfa idrossiacidi, non è un prodotto che magari utilizziamo il giorno prima di andare al mare, perché evitiamo di utilizzare gli esfolianti chimici a ridosso dell'esposizione solare, perché sapete che possono sensibilizzare, però insomma possiamo utilizzarlo tranquillamente anche in tutti gli altri momenti. Questo è un prodotto per la cura del corpo un po' più di alta gamma, con un prezzo un po' più elevato rispetto a quelli che utilizzo di solito, perché a me di solito non piace non spendere tantissimo per i prodotti per il corpo, cioè i prodotti attorno ai 20 euro rappresentano di solito il tetto, 20-25 euro il tetto al quale io mi fermo. Ho acquisto e provo anche prodotti più costosi, per carità, però insomma tendenzialmente mi trovo bene anche con cose un pochettino più economiche, cerco di compensare, risparmiare un po' lì, però ero troppo curiosa di provarlo, quindi non vedo l'ora di farvi sapere che cosa ne penso, anzi se voi l'avete provato ditemi, mi raccomando. L'ultimissimo prodotto è questa spazzolina per capelli del brand Cantu, che è un brand di accessori per capelli super economici che trovate appunto su Lookfantastic. Si chiama Updo Brush, Updo come acconciatura, come raccolto, meglio ancora. Questa spazzolina è una figata se avete i capelli come me, pieni, strapieni di baby hair. Adesso non si vedono tanto grazie alla spazzolina. Questo è perfetto se portate i capelli raccolti, magari, non so, volete fare uno chignon basso come ho fatto io oggi, oppure una treccia, una coda alta, insomma qualunque tipo di raccolto che richieda un effetto liscio qui, dove volete che i capelli siano belli lisci attaccati alla testa, e soprattutto che non ci siano baby hair o capelli pazzi che escono appunto dal raccolto. Funziona da Dio, cioè proprio la utilizzate per pettinare, non tanto per pettinare i capelli, per pettinarli usate la vostra spazzola, ma quando state facendo l'acconciatura vi aiuta tantissimo a disciplinare i capelli e a creare questo effetto bello liscio. Ovviamente se siete piene di baby hair tipo me non è che faccia i miracoli, cioè è una spazzola, non si chiama Lourdes, però vi assicuro che aiuta veramente veramente tanto, cioè sistema il problema quasi, almeno nel mio caso, al 70-80%. Se io avessi fatto questo raccolto senza utilizzare questa spazzolina e non ho lacca né niente, io qui avrei una roba così
una cresta così di baby hair sparati in tutte le direzioni, quindi comodissima e anche qui prezzo piccino picciò. Gli ultimi prodotti invece sono quelli che, come dicevo prima, ho ricevuto da Look Fantastic su sua iniziativa, quindi non li ho scelti io, però sono prodotti che conosco molto bene, che ho testato in passato, che ho utilizzato anche per un lunghissimo periodo di tempo, parliamo proprio di anni, e quindi, e siccome sono prodotti dei quali non vi parlo da tanto tempo, ho deciso di sfruttare l'occasione per farveli vedere, per darvi il mio feedback. La prima è l'acqua micellare più famosa del mondo, semplicemente perché è l'acqua micellare con la maiuscola, è il prodotto che ha iniziato il trend dell'acqua micellare, ovvero la Sensibio H2O di Bioderma. L'acqua micellare di Bioderma è un prodotto, uno dei prodotti più famosi dell'industria cosmetica. Io ho utilizzato questa acqua micellare per anni e anni, compravo il boccione da mezzo litro, in continuazione ne avevo sempre scorte infinite. Era da tanto che non la compravo, devo dire la verità, credo di non averla più posseduta dopo che mi sono trasferita da Torino a qua, non so perché, ma ho avuto proprio il flash che questa è la prima volta che vedo il flacone in questa casa. Non so, credo che sia almeno dal 2018, se non 2017, che non la utilizzavo. Rimane sempre una gran bella acqua micellare. La preferisco per struccare il viso, va bene anche per gli occhi se non indossate molto make-up, altrimenti dovete usare troppi dischetti di cotone e sfregare troppo, quindi vi consiglio uno struccante specifico, ma se indossate un trucco light va bene anche per rimuovere il trucco occhi senza problemi. Ottima questa tappo rosa per le pelli sensibili, ma a me piace tantissimo anche quella azzurra per le pelli disidratate. Poi Olaplex 3. Questo è uno dei prodotti per capelli più famosi della storia, tanto che non lo utilizzo, ma ve ne ho parlato già più volte in passato. Io ne ho fatti fuori 2 o 3 flaconi e anche qui era tanto che non lo ricompravo. Questo secondo me è un prodotto che in molti non capiscono, ok? Questo è un prodotto che dovete utilizzare sui capelli prima del lavaggio, sui capelli umidi, si distribuisce sulle lunghezze o comunque anche sulla parte alta se volete, insomma dove i capelli sono danneggiati, se sono danneggiati tutti lo potete mettere anche qua, poi si tiene in posa, più tempo lo tenete in posa meglio è, potete tenerlo anche 8 ore tutta la notte, quindi applicarlo la sera prima di andare a dormire e poi sciacquarlo il giorno dopo. È un fluido molto leggero, sottile, non è una cosa grassa, insomma, o patacciosa che vi sporco, che non si asciuga mai, che rimane lì bagnata tutta la notte. Visto che questo è un prodotto che va utilizzato, tenuto in posa e poi lavato via con lo shampoo, è un prodotto che molti utilizzano, diciamo, sul capello sporco, ok? Prima di andarlo a lavare. Io personalmente, visto che l'idea è una schizzinata personale, visto che a me l'idea di applicare un prodotto sul capello non pulito e tenerlo in posa anche per diverso tempo, vi dico la verità, mi fa chiudere lo stomaco perché non ce la faccio, io lavo prima i capelli, metto in posa questo, lo tengo in posa per tutto il periodo necessario e poi vado a rilavare di nuovo i capelli, ok? Quindi voglio applicarlo sul capello pulito, non sul capello sporco, perché non, l'idea di fare un pastone sporco più Olaplex davvero mi si chiude lo stomaco, quindi io faccio così. Il brand dice che va poi lavato via con lo shampoo, non vi vieta di lavare i capelli anche prima. Ecco, questa poi è una scelta vostra, perché una volta avevo raccontato che faccio così, me ne hanno detti di tutti i colori, mi hanno detto non si usa in questo modo, si usa prima dello shampoo, che poi voi vogliate fare uno shampoo anche prima per lavare il capello, sta a voi, vi assicuro che non cambia niente. La cosa che però mi sento di dirvi per quanto riguarda questo prodotto è che non è adatto a tutti i capelli. Ed è questo il motivo per cui io non lo utilizzo più, o meglio non lo avevo più riacquistato. Adesso che ce l'ho devo dire che lo userò, però non l'avevo più riacquistato. Questo è un prodotto che proprio a livello chimico funziona. Allora, ora io non so un tubo di chimica, quindi non utilizzerò termini che rischierei di utilizzare erroneamente, ok? Vi basti sapere che questo è un prodotto che proprio a livello chimico funziona andando a ricostituire dei legami
tra delle parti dei capelli che sono state rotte e quindi il capello risulta per questo motivo danneggiato, sfibrato, soprattutto da trattamenti come colorazioni, decolorazioni permanenti, utilizzo massivo e sconsiderato di calore o prodotti che vanno appunto a intaccare la salute del capello, la forma, proprio le fibre del capello. Ed è per questo motivo che se non avete i capelli così danneggiati, questo è un prodotto che non vi cambia la vita. È come dire, utilizzo il primer siliconico se non ho i pori dilatati e ho la grana della pelle già liscissima. Cosa lo usi a fare? È ovvio che non vedrai la differenza, ma se lo usa una persona che ha i pori dilatati grossi così, vedrà una differenza abissale. Ecco, questo un po' è il paragone. I miei capelli, che per fortuna sono in buona salute, sicuramente risultano più morbidi, lisci, setosi dopo l'utilizzo di Olaplex, ma non vedo il cambiamento stratosferico che vedono le persone che hanno il capello magari ammazzato da anni di decolorazioni. Ecco, quindi è un prodotto che funziona a meraviglia, ma se avete il capello con quell'importante mole di danneggiamento, insomma, di problemi di struttura proprio. L'ultimo prodotto è questo olio per capelli di Wella, non lo so, si chiama Or Oil Reflection Luminous Smoothening Oil. Una volta questo si chiamava Lux Oil e basta, e quando si chiamava Lux Oil io lo utilizzavo costantemente, non stop, era l'unico olio per capelli che mi piacesse utilizzare. Ha un profumo buonissimo, il profumo è rimasto sempre quello. E sa di parrucchiere, cioè come se usciste poi dal salone del parrucchiere con quei capelli iper mega profumati. E niente, è un olio che a me piace un sacco, ne basta poco, un paio di gocce massaggiate sui palmi delle mani e diffuso sulle lunghezze. È un olio siliconico assolutamente, ed è per quello che funziona così bene, per quello mi piace così tanto. Lascia il capello liscio, morbido, setoso, lucido, nella sua forma migliore, e ha un prezzo anche qui piccolino, quindi è sicuramente un ottimo prodotto se volete un olio perfezionatore da utilizzare sul capello umido prima dell'asciugatura, ma non volete insomma svenarvi e acquistare prodotti che possono avere anche un prezzo molto molto elevato, tipo quelli che ho mostrato nel mio video più recente. Quindi sicuramente un'ottima opzione budget friendly, ma vi assicuro che non ha niente da che invidiare agli oli per capelli più costosi. Ragazzi, questo è quanto, questi erano tutti i prodotti sui quali volevo aggiornarvi, dei quali volevo parlarvi e darvi dei feedback. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che qualcuno di questi prodotti possa fare il caso vostro e quindi insomma possa essere magari il prodotto che cercavate per rispondere alle vostre esigenze. Come sempre, se avete dubbi, domande, richieste, qualsiasi cosa, potete scrivere un commento qui sotto, rispondo sempre 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 a tutti. Lasciate un pollicione qua sotto se il video vi è piaciuto e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un bacione grande, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!